Bentornati al meglio del 2019. Adesso parleremo della più grande challenge di quest'anno, la 10 Years Challenge. Vi mostrerò una serie di grandi attori che l'hanno superata a pieni voti. No Andrea, guarda che la migliore challenge dell'anno è stata la Battle Cap Challenge. No, la vera è la 10 Years Battle. 10 Battle. 10 Battle. 10 Battle. I mafi sarandelli. E facciamo il tarandello! Chiama che facciamo voto! Ragazzi, basta litigare. Qua ci vuole un governo che metta d'accordo tutti. Ma dov'è? Dov'è Salvini? Una mattina mi sono alzato. Signor Premier Conte, stamattina non sarò in Parlamento, ma in ogni caso è sempre colpa di Salvini. E Salvini è un fascista, e Salvini è un razzista, e Salvini è un tennista. Allora, se nomino Zingaretti automaticamente sono razzista, ma se lo fa il PD automaticamente diventa segretario del partito. E allora, cari italiani, vi dimostrerò che non è così, non è così, e lo dico agli italiani. Vai, giocatore di dischi, e signorine i capodichino fanno amore che marrucchino, ma con permessi regolari. Vabbè, Salvini al mare, quindi ci vuole un altro governo che metta d'accordo tutti. Ma dov'è? Dov'è Di Maio? Che cosa fa un ministro degli esteri? Allora, prima di tutto, prima di fare il ministro, bisogna capire prima di tutto cosa fa un ministro e capire se prima di tutto si può conciliare il lavoro di ministro degli esteri con il lavoro di venditore di bibite allo stadio. Perché io sono prima di tutto un venditore, poi un ministro, quindi sono un ministro che vende. Quindi prima di tutto bisogna capire se il San Paolo è estero oppure no, prima di tutto. La fiducia è ai minimi storici. Ma fortunatamente ho ancora le mie fans. Come stop! Come faccio il motore? Attenzione, torniamo in studio perché qui abbiamo in collegamento il vincitore del Festival di Sanremo, signore e signori, Mahmood! Ciao, ciao, grazie Radio Norba! Ciao, lo sai che mi piaci molto? Perché non facciamo una canzone che si rivolge ai giovani, una canzone insieme? Avrai soldi? No, mi spiace, ma grazie Gianni Morandi, molto gentile. Ma Mood. Mahmood. Nessuno vuole fare un duetto con me? Carote, carote, solo carote. Bastano, sei tu? Ragazzi, silenzio, rispondete, sono il ragazzo o la ragazza? Signori, attenzione, notizia dell'ultima ora, i Nutella Biscuit sono finiti, non si trovano più da nessuna parte. Non guardate me, non guardate me. Non sono stato io, non li ho visti, non li ho toccati. Quanto è vero che mi chiamo Marco Carta. E comunque c'era poca cioccolata. Io con Carta non ho problemi. Ma guai a te se cambi nome Marco Plastica. Tu hai rubato anche i miei sogni. Ti faccio diventare un meme peggio di Trump. Io sono la donna più importante al mondo. Ma non farmi ridere, sono io l'unica vera regina, l'unica vera Targaryen. Ero. Mamma mia, che schifo quest'ottava stagione. Mamma mia, ma poi sti immacolati, ma quando facciamo solo sti immacolati? Non ha proprio senso quest'ottava stagione. Ma dove si firma la petizione? Io rivoglio Game of Thrones. Comunque, tu chi sei? Io sono Giorgia! Ma perché non facciamo questo piccolo grande amore insieme? Io faccio cantante 1 e tu fai cantante 2. Sono una donna! Sono una madre! E il marito, e i figli, e corri, e li porti a scuola, e mamma fai questo, e mamma fai quest'altro, e mamma giochiamo. Bellissimo. Allora Pamela, te la senti di rivelarci oggi chi è questo famigerato Mark Caltagirone? Mark Caltagirone è lui. Soressi, alla fine lo sballo, tanto può fare l'anonimato, chi song, chi non song, come mi chiamo, come non mi chiamo. Ma bello e buono Mark. Vabbè, l'era ritica che se ne volevo incontrare. Vabbè, ti sto a pannare in amo, ciao. E ora che hai liberato la appesa, come farà signora Prati? Ho già un altro fidanzato.
Ma è nuovo? Appena covato. E comunque ha più followers di lui. E questa edizione del TG termina qui, grazie per essere stati con noi. Prossima edizione alle 23.40 circa... 23.40 circa... 23.40... Buon proseguimento di serata. Un attimo, fermi tutti! Il re del 2019 sono io, Matti il Biondo. Godo come un riccio appena nato da pochissime ore. Buon 2020 a tutti!